Questa parola di fantasia e di bontà. C'era una volta, in un paese molto lontano, un principe buono, grazie, simpatico, grazie, elegante, intelligente, grazie, e soprattutto molto molto bello. Visto che non arriva, lo farai tu. Il nostro principe si chiamava Ildebrando d'Asburgo. No. Gustavo di Svezia. No. Gennaro d'Arabia. No. Come si chiamava questo? Il nostro principe si chiamava Verruca. I commercianti del rione San Maurizio ad Ivrea hanno organizzato una serata per far conoscere una parte della città che troppo spesso è dimenticata anche nel corso delle iniziative proprio qui ad Ivrea. Qui con noi Giampiero Perone, noto comico di Zelico Colorado Caffè. Tutto. Chi più ne ha più ne metta, ma come è approdato proprio qui ad Ivrea? Sono approdato qui ad Ivrea per il lavoro che faccio sostanzialmente, ma poi perché ho delle conoscenze, nel senso che conosco una persona che ha proprio un negozio in questa zona, in questa via, la quale mi ha detto: senti, noi coi commercianti vorremmo fare un'iniziativa per rilanciare un po' la nostra zona e tutto quanto, c'è una piazzetta dove si potrebbe fare spettacolo, mi conosce, ti andrebbe di venire a fare il tuo spettacolo? Sì. E poi, come ho spiegato stasera sul palco, ma è vero, siamo venuti forse non un mesetto fa ma 3 settimane fa a capire come fosse da impostare la cosa. Devo dire che a un primo sguardo, essendo poi questa piazza normalmente di giorno un parcheggio, non fa una grande impressione. Ho visto un parcheggio, ho visto un cantiere con dei lavori, ho visto però una bella parete di roccia, un posto dove, un antro dove ci si poteva far stare un palchetto, eccetera eccetera, e grazie al mio lavoro stasera e al loro lavoro dei commercianti nelle settimane precedenti, devo dire che è stato allestito, sembrava quasi un posto teatrale vero, magari qualcuno di Ivrea ha riscoperto un posto che non ricordava più, insomma. Com'è stato questo pubblico iporediese? Bello, un pubblico attento, un pubblico che mi sembra di aver conquistato poco per volta, e questo mi fa piacere, nel senso che non è stato un pubblico subito generoso e subito espansivo, perché giustamente rispetto ai cabarettisti c'è sempre un po' la paura di questo: adesso mi chiama, mi fa far brutta figura, adesso no, io meglio che sto zitto, non mi faccio notare. Mentre poi pian pianino ho visto che si sono ammorbiditi, si trovavano a proprio agio, e per me è stata una bellissima serata, proprio divertente. La piazza si è riempita, nonostante non ci fossero posti a sedere per tutti, chi è rimasto in piedi è rimasto fino alla fine, quindi per me bene, poi bisognerebbe chiedere a loro. Allora, una cosa, signor Gates, così la lasciamo andare perché so che hanno tanti impegni. Allora, un'ultima curiosità. Noi sappiamo che adesso lei vive sul lago di Washington, in una casa magnifica, con 7 cucine, 10 salotti, 5 terrazzi e addirittura 24 bagni. Mi scusi, ma non le sembra un po' esagerato 24 bagni? Guardi, lei non immagina nemmeno quanta gente in tutto il mondo ogni mattina accende il computer e mi manda a cagare. E fanno bene, fanno! Mister Big Grazie, Giampiero Perone! Giancarlo Aiosa! Come si trova ultimamente il pubblico in giro? Si parla tanto appunto della crisi, questo influisce un po' sugli spettacoli? Sì, influisce indubbiamente perché, beh, adesso dico una cosa banale, però ultimamente ovunque ci sia un biglietto d'ingresso anche minimo, anche proprio solo così per fare una scrematura di pubblico, si fa molta difficoltà, mentre logicamente, ed è per questo che ho apprezzato molto l'iniziativa di questa sera, logicamente se tu apri una piazza a chiunque e ci metti un artista, la piazza si riempie perché la gente ha voglia di spettacolo, di divertirsi, non sempre ha i mezzi per magari poterselo permettere, o comunque se prima ci pensavi un po' di meno, adesso selezioni di più e ci pensi un po' di più. Per questo che, torno a dire, ho apprezzato molto lo sforzo fatto dai commercianti, perché al di là di un patrocinio
patrocinio, di un incoraggiamento, ma poi si sono pagati loro tutto quanto, quotandosi negozio per negozio. Questo va apprezzato e io mi auguro che tutto questo ritorni anche a favore della zona, dei loro negozi. È un momento tosto per tutti, poi io, insomma, siamo tutti collegati, no? Per cui se il cabarettista va in crisi va meno nel negozio, il negoziante va in crisi e viene o meno dal cabarettista, è una ruota. Quali sono i prossimi progetti di Giampiero Perone? I prossimi progetti di Giampiero Perone nell'immediato sono per fortuna tante serate in giro per l'Italia, Settimo Torinese, Crema, insomma un po' di date in giro con il mio spettacolo. Progetti un po' più grandi e un po' più, se vogliamo, a lunga scadenza sono la preparazione di un CD di canzoni mie, nuovo, che spero di far uscire per Natale, e poi una ripresa di una commedia molto divertente che si chiama Gli amici non hanno segreti, che io faccio insieme ad Antonello Costa e a Giuseppe Cantore, che è un attore napoletano che conoscete forse perché è quello che fa la pubblicità dell'Ambetto in televisione, fa i due gemelli, ecco, sono Giuseppe e lui, e faremo una ripresa di questa commedia con la quale abbiamo già fatto più di 60 repliche per 3 settimane a Roma al Teatro dei Servi dal 16 di dicembre al 4 di gennaio. Prosa comica, è una commedia molto divertente con un meccanismo ben congegnato. Vorrei fare uno spettacolo nuovo, anche di cose mie nuove o dei pezzi scritti o delle cose che sto anche già iniziando ogni tanto a provare in pubblico, a testarle un po'. C'è un vago interessamento di Zelig, la trasmissione, per delle cose che io faccio, per cui a inizio di giugno andrò a portare del materiale, a fare, diciamo, un classico provino e vediamo. Basta, può bastare. E anch'io oggi per venire qui sono passato da Scarmagno. Da Scatmagno. Ci sono delle volte che sono a Torino, passo da dei paesi. Trofarelle, Strambino. Strambino sembra che ti dicano attento a quello che è un po' strambino, attenzione che. Molti i personaggi che anche questa sera hai presentato sul palco, tra i più conosciuti forse il principe Cacca, Bill Gates e poi molti altri, ti abbiamo riscoperto anche cantante. Sì, io dunque cantante mi vergogno sempre un po', diciamo che i cantanti sono quelli che hanno studiato canto, che hanno la tecnica, la respirazione e tutta una serie di cose. Io scrivo canzoni, questo sì, e questo mi dà il coraggio di cantarle perché non mi devo mettere in competizione con nessuno. Se dovessi cantare una canzone di Mina o di qualcuno mi vergognerei, non lo farei. Devo dire che se poi lo scopo però della canzone comunque alla fine di tutto è quello di trasmettere un'emozione, con quel poco di voce che ho tante volte questa magia si crea e l'emozione si trasmette, quindi dico una cosa enorme, ma a quel punto la mia canzone vale come quella che canta Mina, perché io ho visto persone, non stasera in particolare ma in generale, emozionarsi, vuol dire che trasmetti qualcosa, che poi è il nostro lavoro. Però cantante troppo, autore forse più appropriato. Questa sera lo spettacolo è stato chiuso con appunto una canzone scritta da te, Naso Rosso. Com'è nata questa canzone? Questa canzone è una canzone molto particolare, fa parte di un mio disco, di un mio CD che è l'ultimo che io ho fatto circa un anno fa, che si intitola La musica dei giorni, ed è per me particolare, ci tengo particolarmente perché da tanto tempo io scrivevo solo più testi, non essendo io un musicista e forse essendo più bravo con le parole, i musicisti con cui collaboro mi dicevano sempre: ma tu scrivi il testo che poi ci mettiamo noi la musica, così. In realtà questa canzone, dopo tanto tempo che non lo facevo più, è tutta mia, parole e musica, e mi fa piacere perché devo dire che è una delle canzoni che è stata più apprezzata da tutti coloro che hanno acquistato il mio disco, che ne sono venuti in possesso. Questo mi ha dato coraggio, mi ha fatto dire, è il discorso che facevamo prima, sì, tu puoi essere Bach, però anch'io magari tiro fuori una roba che trasmette, che emoziona. Quindi è stato molto molto bello e da lì ho ripreso anche a scrivere un po' di cose che troverete in questo fantomatico CD che dovrebbe uscire prossimo Natale, spero che si faccia. Ci stiamo già lavorando, ecco.
Senti, ti chiediamo ancora un augurio da fare a te stesso e al pubblico. Ma io a me stesso, adesso non vorrei risultare troppo serio, ma non ho grandi, cioè a me stesso chiedo di poter continuare a divertirmi, a fare con passione quello che faccio, che mi dà soddisfazione sia che io sia, come è capitato di recente, in piazza San Pietro, sia che sia in piazza di Ivrea, sia che sia in una birreria. È un lavoro che faccio tanti anni, ma ancora mi soddisfa, mi piace, è una bella sfida. Ma al pubblico auguro che si possa uscire un po' da questo periodo, che secondo me è un po' di crisi reale, ma è anche un po' di crisi indotta, nel senso che siamo tutti un po' giù di morale, c'è un po' una cappa che viene data anche da quello che leggiamo, dalle cose che sentiamo attorno a noi. E c'è forse, non so, la primavera e l'estate sono stagioni propizie per questo, per uscire, incontrare persone, vedere cose divertenti, riscoprire le proprie città, e magari uno si tira un po' su di morale, insomma, che ne abbiamo bisogno. Grazie. Prego. Grazie a voi, grazie a voi. Io vorrei una sigla degna di me. No, no.